Terza e ultima parte di Basket Time. Domani mattina la Saurif torna ad allenarsi, inizia una settimana importante perché sullo sfondo all'orizzonte c'è il match casalingo di domenica alle 18 al Palaestra contro Treviglio, scontro diretto fra due squadre appaiate a pari punti a quota 20. Non ci scordiamo mai che Treviglio deve recuperare una partita e quindi questo ci dice quanto fondamentale sia prendere i due punti. Sarà una partita non facile perché Treviglio è una buona squadra. Sarà anche la partita dell'ennesimo ritorno a Siena da avversario di Tommaso Marino, però al di là dei motivi, degli affetti, Tommaso, qui bisogna andare a prendere il sodo, no? Come si dice, non è che si può star a fare tante cerimonie, bisogna vincere. Se possibile, andrebbe anche ribaltato lo scarto dell'andata che fu di 6 lunghezze. Sì, sicuramente non c'è da fare sconti nonostante il gradito ritorno di Tommaso Marino, che fra l'altro, cosa che c'entra poco con il basket giocato, da qualche tempo lo sentiamo anche fare delle telecronache di basket, quindi ci potrebbe anche sottrarre un po' il mestiere volendo. Lo fa per quanto riguarda il basket universitario americano, ma Sì, a parte. no, anche perché non credo lui poi venga qua a fare sconti, cioè, secondo me da quando inizia la partita avrà un po' di emozione come sempre ha, però poi viene qua e viene per vincerla la partita. Anche perché sicuramente è un giocatore di carattere. Mi è capitato spesso di vedere Treviglio quest'anno e sicuramente molti dei parziali che riesce a mettere in campo quella squadra nascono dall'energia di un giocatore come Tommaso Marino che come playmaker, come guardia è un perfetto creatore di gioco, riesce a far succedere tante cose e annescare un attacco che lo vede affiancato anche da Vosquil, che è un altro giocatore veramente un tiratore micidiale, un giocatore con tanti punti nelle mani. Treviglio viene qua per vincere, ma lo sappiamo che già a partire dai molti cambiamenti a livello di roster che ha fatto Treviglio, si percepisce la voglia giustamente della società di rimanere aggrappati a questa categoria. Treviglio che fra l'altro è reduce dall'affermazione importante di ieri contro Eurobasket, che fra l'altro era solamente la seconda partita in un mese che disputava, perché per l'appunto, come hai ricordato, Treviglio ha da recuperare la partita con Napoli, che fra l'altro giocherà l'11 di aprile, una data in cui, dicevamo prima, ancora nulla è scritto per quanto riguarda la classifica. Allora forse Napoli potrebbe aver perso, anzi sicuramente avrà perso quasi Sì. tutte le motivazioni per vincerla. Alessandro, con una brutta espressione si potrebbe dire la madre di tutte le partite domenica prossima. Poi è vero che ne rimangono altre 5, però non lo so, facciamo i scongiuri, incrociamo le dita, qualsiasi cosa. Se disgraziatamente le cose non dovessero andare bene, allora a quel punto il cammino sarebbe in ripida salita. Sì, possiamo tirare fuori tutte le ovvietà del mondo, dalla prima di sei finali, tutto quello che vogliamo, è però una partita assolutamente da vincere. Fra l'altro, in concomitanza, l'Eurobasket ha una trasferta difficile, mi sembra giochi a Legnano, quindi sarebbe l'occasione per mettersi alle spalle l'Eurobasket, con la quale abbiamo lo scontro diretto a favore, magari riuscire a vincere di 7, mettere lo scontro diretto a favore anche con Treviglio, che, come diceva giustamente Tommaso, li possiamo considerare a 22 punti, perché la partita contro Napoli, giocata oggi, avrebbe un valore, giocata l'11 aprile, forse anche se non si presentano in campo. È lo stesso. Napoli ieri ha dimostrato, ha portato Casale Monferrato a due tempi supplementari. Quindi, però l'11 aprile credo che Treviglio non avrà, sarà una scampagnata. Quindi possiamo considerare che hanno due punti più di noi. Quindi perdere domani, scusa, perdere domenica sarebbe disastroso. Non è neanche da mettere in preventivo una cosa del genere. Bene, vedremo quello che succederà domenica prossima. Vi ricordo l'appuntamento alle 18 al Palasport Saurif Siena contro Remer Treviglio. Stasera non c'è con noi Mauro Bindi, che salutiamo, tornerà la prossima settimana. A proposito, la prossima settimana andremo in onda non di lunedì, ma di martedì.
alle ore 21 per permettere la messa in onda con un giorno di anticipo alla trasmissione dedicata alla Robur, che, la quale Robur giocherà proprio martedì sera a Livorno, una partita molto molto importante per la propria stagione. Ho detto non c'è Mauro Bindi, che magari mi avrebbe un po' aiutato nell'introduzione di questa cosa particolarissima. Non vi anticipo molto, dico solamente che dobbiamo rifarci gli occhi per quello che stiamo per vedere. È un tuffo nel passato, un passato veramente remoto per la Menzana. Attenzione a quello che stiamo per mettere in onda. Vi dico solamente che torniamo indietro al marzo del 1979. E passiamo ai risultati del basket. Serie A1, Arrigoni Makeup 91-72, Sinudine Mercury 79-68, Cannon Harris 81-75, Scavolini Billy 87-79, Xerox Antonini 104-102, a Cantù Perugina Gabetti 87-86, a Torino Emerson China Martini 82-79. La classifica: Emerson punti 34, Sinudine 26, Billy e Gabetti 24, China Martini, Xerox e Arrigoni 22, Perugina 20. ...206 punti complessivi nella partita di Milano e per la Xerox in maglia chiara un Serafini che ha contribuito con un grosso bottino, specie nel primo tempo, vicino ai soliti Laurischi e Jura. La Xerox aveva preso 12 punti di vantaggio, ma l'Antonini aveva rimontato e sorpassato i milanesi. Ecco un attacco della Xerox. Il servizio è per Jura, autore di 36 punti. Ancora Jura in una bella ed efficace azione sotto canestro. La Antonini è stata molto valida soprattutto in quercia, con Bucci troppo a lungo in mera distribuzione e impreciso poi nel finale di gara. Ecco Quercia che ha segnato 30 punti. Questi è Fernsten che ha realizzato anche dalla distanza. Bovone, 15 punti, una bella sorpresa, un bel ritorno sul campo che fu suo, si è espresso proprio come ai suoi giorni migliori. Ecco Fernsten sotto misura. La Xerox non ha mai ceduto e ha rimontato anche 8 punti di scarto nel secondo tempo. Laurischi, 28 punti, 13 su 17 al tiro. Ha segnato da sotto, ma soprattutto dalla distanza. Ecco un suo preciso jump. L'azione dell'Antonini è condotta da Bucci. Questo è un gancio di Quercia. Partita sempre molto incerta fino alle ultimissime battute. Ancora Quercia che realizza. Le due squadre sono state sempre a ruota negli ultimi minuti. Serafini per Laurischi. E insomma un campionato senza zone d'ombra, con qualche squadra che mentre lotta per andare nei play-offs deve ancora stare attenta a non retrocedere. Insomma, anche allora c'erano le squadre che erano a metà del guado fra i play-off e la zona retrocessione. Alessandro, che hai qualche anno in più di Tommaso, tanto due cose, al di là del fatto di queste bellissime immagini, non ne esistono molte purtroppo della Menzana degli anni 70, bisognerebbe andare a ripescare nelle teche Rai, ma non sempre è facile, anche per una questione di diritti e di costi. Però due grandi personaggi, prima abbiamo visto Adriano De Zan che leggeva i risultati e poi la voce per eccellenza del basket, Aldo Giordani. Sì, bellissimi ricordi, il 79 avevo 17 anni, purtroppo vedo la Menzana già era abituata a perdere in volata. In questo campionato abbiamo perso il conto, abbiamo visto dei giocatori che hanno fatto la storia del basket italiano, da Chuck Jura, che secondo me è stato uno dei più grandi che abbia visto sui parquet, ma anche Laurischi, ricordo giocava a Rieti e poi appunto a Milano. E poi vabbè, c'era George Bucci, che per la mia generazione è stato praticamente, non lo so, nemmeno una,
una visione, il divino, come lo è, sì, appunto, esatto. Quindi bellissimi ricordi. Poi Aldo Giordani, che è stato il precursore di tutti i telecronisti che poi sono venuti, ma lui resta, credo resti il numero uno e soprattutto il primo veramente grande. Ecco, non ti faccio parlare Tommaso, perché nel 79 avevi, no, eri a meno, no, meno, no, meno 4. Meno 4, insomma. Però qualcosina. Non ti faccio parlare della partita. Dopo. No, ecco, però una cosa sicuramente interessante, anche proprio per parlare di come viene narrato lo sport, era la narrazione molto chiara e molto tranquilla, molto pacata ma efficace di Aldo Giordani. Oggi siamo abituati a sentire urlare tanto, no? È vero che quello era un servizio, non era una telecronaca, però su YouTube, oltre a questo pezzetto della Domenica Sportiva, ci sono anche telecronache di Aldo Giordani. C'era una professionalità diversa. Ma forse minore, perché oggi veramente si sanno vita, morte e miracoli su tutti i giocatori, anche fino alla Serie Z, però era un fascino diverso nel racconto. Sì, sicuramente. Dunque, mentre oggi credo che sia fondamentale per un telecronista anche fare una specie di opera di sintesi a partire dall'enorme mole di informazioni disponibili e quindi poi cercare in qualche modo di metterne il più possibile che possano poi piacere ai telespettatori, magari all'epoca si privilegiava invece un discorso un po' più diciamo di analisi, di approfondimento, se vogliamo, anche guardando, ripensando al video, anche con la musichina di sottofondo, sì, quasi un intermezzo diciamo piacevole da ascoltare. Aldo Giordani, comunque, anche se direttamente non ho avuto la possibilità di sentirlo così tanto, devo dire che mi è sempre capitato, diciamo parlando di basket, scrivendone, di citare magari telecronisti, giornalisti come Tranquillo, Buffa, come fonti di determinati detti che poi anche io riutilizzavo. E poi venivo puntualmente smentito da qualche ragazzo un po' più attempato che mi diceva: guarda, non è vero, lo diceva prima Aldo Giordani. Gli stessi Buffa e Tranquillo, ogni volta che possono, gli fanno un tributo. Ecco. Ad esempio, George Bucci sale in ascensore, era una cosa che coniò Aldo Giordani. Vabbè, abbiamo volentieri, ci siamo un po' rifatti gli occhi e rifatti anche la bocca, perché la situazione attuale è un po' pesantuccia e amara, ma comunque l'abbiamo detto, c'è tempo e modo, ce lo auguriamo di risalire la china con la menzana di oggi. Allora, prima di salutare i nostri ospiti e chiudere, un accenno come sempre alle serie minori cittadine, dove c'è stato l'unplaying. Innanzitutto la grande vittoria della Virtus è passata sul campo del Pino Firenze, capolista che in casa non aveva mai perso, 69-60 per la sovrana di Maurizio Tozzi, 18 punti di Imbro, 16 di Bianchi. Virtus che è rientrata nella scia delle due capolista, una è il Pino Firenze e l'altra è Lucca, che hanno 36 punti, la Virtus è lì però a quota 34, campionato ancora apertissimo. Bene anche il Costone, dove c'è stato un cambio di panchina bagnato con la vittoria da parte di Francesco Braccagni e ovviamente dei suoi giocatori, una grande vittoria perché il Costone Vismederi ha battuto 79-57 quella che fino a ieri era una delle capoliste della serie C Silver, ovvero San Vincenzo. 21 punti di Bruttini, figlio d'arte, fra l'altro probabilmente il babbo di Bruttini, forse non era quella stagione lì, ma nella stagione precedente l'aveva giocata, seppur da riserva, con la prima squadra della Menzana, quindi insomma una lunga tradizione di basket per la famiglia Bruttini. 15 di bene in casa, Costone che in classifica a quota 22 a metà della graduatoria. Fra poco vedremo le interviste della Virtus, ringrazio e saluto Tommaso Mandriani. Grazie Matteo, un saluto a te e a tutti i telespettatori. E ringrazio e saluto anche Alessandro Lami. Grazie Matteo, un saluto a tutti. Noi ci vediamo la prossima settimana come sempre con Basket Time, non lunedì ma martedì alle ore 21. Buona serata. I complimenti vanno fatti ai ragazzi perché veramente in settimana mi hanno dato tutto, a livello di disponibilità, a livello di atteggiamento, a livello di attenzione, a livello di applicazione.
perché questa è una partita che noi possiamo affrontare con loro solo se la prepariamo, o cerchiamo ovviamente di prepararla nei minimi dettagli sia in attacco che in difesa. In attacco ho pensato in settimana di cambiare alcune cose per controbattere la loro difesa, che cambia su tutti i blocchi, perché questi hanno dei lunghi che hanno i piedi per stare sui playmaker e sui numeri due, e qualche cosina ha funzionato, però credo che lo sforzo enorme e che ha fatto la differenza sia stato fatto in difesa. Abbiamo ritrovato il nostro impatto, la nostra voglia di starci, lo testimoniano le sei palle recuperate in più rispetto a loro, ma addirittura con una squadra di questa taglia abbiamo catturato un rimbalzo in più. Sono stati grandi, perché lì era un momento delicato, però nessuno di noi si è scomposto. Loro hanno cambiato anche un attimo difesa e ci ha messo un po' in difficoltà oggettivamente nelle letture da fare in attacco, però i ragazzi sono rimasti lucidissimi, seppur nella fatica di affrontare una squadra così fisica. Io personalmente ho visto tutta la partita a sedere, perché ho provato a dargli proprio un messaggio di estrema serenità, ma anche di estrema fiducia, perché io avevo fiducia in questa partita. Venivamo dalla sconfitta di Luca, che ci ha fatto male per il tipo di prestazione che era stata, e sono contento senz'altro per la classifica, perché può essere una vittoria che è importante per il terzo posto playoff. Però sono contento per loro, perché possono riacquistare tutta l'autostima che meritano. Ma per vincere qui serve sempre un'impresa, perché loro sono una squadra di una taglia immensa, hanno una struttura da categoria superiore, nettamente hanno anche il talento per la categoria sopra, e per vincere in questo campo serviva e servirà sempre un'impresa finché avranno questo tipo di squadra. Quindi abbiamo dato una prova di carattere, avevamo bisogno di rialzare la testa dopo due prestazioni, una magari persa a Castel Fiorentino per degli errori nostri, in casa invece una sconfitta ci aveva fatto male, avevamo bisogno di un segnale, mi sembra che ce lo siamo dati tra tutti. Noi abbiamo costruito la partita passo dopo passo durante la settimana e siamo stati bravi ad applicare il nostro piano partita, costruendo ogni tiro per come era stata pensata la partita stessa. Loro obiettivamente hanno improvvisato un po' di più, perché in difesa siamo stati molto più bravi che in attacco addirittura, che è tutto dire, e siamo stati veramente eccezionali a rispettare anche quelle regole che c'eravamo come in attacco preparati durante la settimana. Un lavoro oggi eccezionale, indubbiamente, però dobbiamo pensare adesso davvero partita per partita, settimana per settimana, alle nostre avversarie, senza pensare più alla classifica, che comunque si sta pian piano delineando da sola. Mancano 4 partite, quindi è tardi per pensare a piazzamenti o altro. Affronteremo i nostri prossimi avversari preparando come questa settimana le partite durante gli allenamenti, e cercheremo di portare a casa ogni partita come abbiamo fatto oggi, sperando di continuare a tenere questa intensità mentale e fisica.